Super Mario compie 35 anni, pare incredibile, non è vero? Per celebrare questo prestigioso compleanno, in casa Nintendo si è deciso di festeggiare in grandissimo stile. Da una nuova Switch con i colori del celebre idraulico a Super Mario Bros. 35, passando per 3D All Stars, gli scorsi mesi non potevano essere più all'insegna di Mario e soci. In pieno periodo di festeggiamenti, il 12 febbraio, Nintendo ha reso disponibile Super Mario 3D World e Bowser's Fury. Parliamo di un sensazionale doppio bundle contenente il porting dell'omonimo titolo apparso nel 2013 su Wii U e l'inedito Bowser's Fury, avventura standalone che per la prima volta mostra le potenzialità di un Super Mario Open World. Inutile dire che il risultato è strepitoso e oggi, in questo speciale, vi raccontiamo perché. Sono passati 8 anni dall'uscita di Super Mario 3D World per Wii U. Nonostante le sfortune della precedente console, l'avventura isometrica di Mario, Luigi, Peach e Toad riuscì a convincere pubblico e critica, confermandosi uno dei capitoli 3D più interessanti dell'intero franchise. Questo innanzitutto grazie ad un level design strepitoso, capace di dar vita ad una serie di livelli ispiratissimi e realizzati con cura e attenzioni maniacali. Ciascun livello è un piccolo diorama a sé stante, che parte da un tema base, un nemico ad esempio, oppure un particolare elemento caratteristico, e lo sviluppa in modo vertiginoso, creandoci attorno una vera e propria architettura. Alcuni scenari sono più riusciti di altri, ma sull'incredibile creatività di Nintendo non c'è di che discutere. È anche vero di contro che in più di qualche occasione troveremo livelli completamente slegati dal proprio mondo di appartenenza, come ad esempio un'oasi verde e lussureggiante nel mezzo del deserto. Ma di fronte all'ottimo risultato raggiunto possiamo chiudere un occhio senza troppi pensieri. Sul fronte gameplay, le novità introdotte da Super Mario 3D World non sono certo poche. A tutti il titolo è rimasto impresso per l'introduzione di Mario Gatto, autentico game breaker nella saga, ma altri elementi di frattura rispetto ai precedenti episodi 3D non mancano di certo. Il primo, al netto dell'inquadratura isometrica, è l'introduzione di un sistema di movimento a 8 direzioni. Pur dimostrandosi più rigido rispetto a quello di Sunshine o Odyssey e molto lontano dalla frenesia tipica degli episodi bidimensionali più lustri, tale scelta si dimostra ampiamente giustificata dal concept del titolo. Muoversi su traiettorie rette, anche nelle fasi platform più delicate, risulta più semplice, eliminando in buona parte possibili sequenze frustranti. Cambia anche la meccanica del salto, che abbandona il triplice balzo in favore di un salto caricato, da sfruttare con tempismo quando uno dei nostri eroi atterra sul fondoschiena. Nella versione Switch di Super Mario 3D World è stata modificata la dinamicità dei quattro protagonisti in gioco, resi più veloci e scattanti rispetto alla versione Wii U. Una scelta riuscita però solo per tre quarti, dato che il nuovo Toad risulta sin troppo veloce e a tratti difficile da controllare. Anche la gestione dei power-up è stata rivisitata in questo speciale capitolo. Sarà possibile portare i potenziamenti da un livello all'altro, salvandone uno extra in uno slot apposito, attivabile con la pressione di un semplice tasto. Vi ricordiamo che ciascun livello è stato progettato per essere giocato da un massimo di 4 giocatori, in co-op sia on che offline. Ancora una volta il level design eccellente e il gameplay vincente di 3D World, meno frenetico rispetto ad altre produzioni ma bilanciato alla perfezione, regalano un'esperienza coinvolgente che sfreccia 60 fps e 1080p in modalità TV, 720p in portatile.
La vera new entry di questo pacchetto è ovviamente Bowser's Fury, un episodio del tutto inedito che ci dà un assaggio di quello che potrebbe essere il prossimo futuro della serie. Un futuro che promette scintille al netto di alcune leggere imperfezioni, ma che come primo banco di prova ci lascia ben più che soddisfatti. Rispetto a quanto visto sino ad oggi, Bowser's Fury abbandona gli aspetti tradizionali del platform 3D in favore di una soluzione open world in terza persona, con telecamera libera alle spalle di Mario. La classica mappa aerea viene sostituita da uno scenario liberamente esplorabile con architetture feline sparse in ogni angolo e, inutile dirlo, omaggio a profusione a Mario Gatto, star indiscussa del pacchetto. Anche il concetto tradizionale di livello sparisce. Al suo posto ci saranno sentieri e porzioni di mappa esplorabili, il cui ingresso è segnalato da un apposito arco, inserito con continuità nell'arcipelago dello Sgattaiolago. Pur trattandosi di un'avventura contenuta, che va dalle 4 alle 10 ore in base al vostro grado di perfezionismo, questi primi passi nell'open world di Bowser's Fury brillano per immediatezza e coinvolgimento. Nintendo riesce nel difficile compito di adattare la propria filosofia agli attuali gusti del mercato che, non è un segreto, strizza sempre più l'occhio all'open world. Di contro, però, l'utilizzo dello stesso motore grafico di Super Mario 3D World finisce per ridimensionare in parte la giocabilità, legata anche in questo caso ad un sistema di movimenti a 8 direzioni e, cosa più fastidiosa, nel contesto open, ad un frame rate fisso a 30 fps. Oltre all'introduzione dell'open world, Bowser's Fury alza la posta con qualche altra chicca interessante in termini di gameplay. Prima su tutte, ovviamente, l'arrivo di Bowser Jr. come inaspettato compagno di gioco. La piccola peste reale si trova costretta ad allearsi con Mario per salvare il padre dalla misteriosa sostanza nera che lo ha reso enorme e furibondo. Nella modalità per giocatore singolo, il supporto di Bowser Jr. potrà essere regolato tramite apposite opzioni. Di base sarà utile nella raccolta di monete power-up disseminati nello scenario, ma potremo azzerare del tutto il suo contributo o, al contrario, renderlo un'autentica macchina da guerra anche in termini offensivi. Nella modalità co-op per due giocatori, il mini Bowser potrà rendersi nuovamente utile a Mario senza però mai rubargli la scena e comportandosi da bravo assistente. L'obiettivo delle varie sequenze di Bowser's Fury è raccogliere i vari solegatti nascosti nell'area di gioco per riattivare appositi fari e respingere il gigantesco Bowser. Ad intervalli di tempo via via più frequenti, Bowser farà visita al nostro isolotto per scagliare palle di fuoco e pietre incandescenti sullo scenario, modificandone in modo evidente la struttura. Durante queste fasi potremo nasconderci aspettando che il suo bollore svanisca, oppure raccogliere questi solegatti e allontanarlo. Alcune di queste collezionabili saranno disponibili esclusivamente nel corso delle sequenze di attacco appena descritte. Se vorrete collezionarli tutti, pertanto, è necessaria una dose extra di attenzione e tempismo. Se infine la fortuna giocherà dalla nostra parte, potremo trovare una giga campana attiva per trasformarci in giga Mario Gatto e dare vita ad una boss fight memorabile, nulla di troppo complicato, ma di sicuro impatto visivo. E per oggi su Super Mario 3D World e Bowser's Fury è tutto. Se il video vi è piaciuto, lasciate un like ed iscrivetevi subito ai nostri canali YouTube e social. Trovate tutte le info qui sotto. Come sempre, vi aspettiamo sulle pagine di Game Experience per la recensione completa di Super Mario 3D World e Bowser's Fury e per essere sempre aggiornati su tutte le ultime novità.